Buonasera a tutti, benvenuti alla diretta simulazione dei concorsi pubblici Preparati con noi. Allora, attendo come sempre qualche minutino prima che gli studenti iniziano a collegarsi e ad assistere alla nostra lezione. E allora, datemi anche un feedback che si sente e si vede bene. Prima di avere queste risposte, mi taccio e poi inizierò a parlare. Ecco, vedo il primo studente collegato, vedo il secondo, si sente e si vede. Ok, allora la lezione di oggi è una lezione importante dove noi affronteremo una serie di tematiche ad oggetto i concorsi pubblici. Più che tematiche, sono materie che abbiamo deciso di volta in volta ogni sabato di trattare con voi. Cioè, vogliamo affrontare insieme a voi quelli che sono gli argomenti e le domande che possono essere oggetto di concorsi pubblici. Io sono l'avvocato Savarese, sono il direttore del Centro Studi Calamandrei e mi occupo di tutto l'aspetto organizzativo collegato ai corsi della scuola. In particolare, in questa rubrica che noi abbiamo creato, mi occupo principalmente per quanto riguarda le notizie relative ai concorsi pubblici che sono stati banditi e i concorsi pubblici che dovranno essere banditi, in modo tale che voi avete la possibilità e l'opportunità poi di poter fare anche domanda e poi parleremo anche un po' di come sono impostati i nostri corsi. Prima di passare la parola ai miei cari amici colleghi che tratteranno rispettivamente le materie del diritto amministrativo, di inglese e di logica. Detto questo, vediamo subito quali sono i concorsi che sono stati banditi questa settimana. Innanzitutto, uno dei concorsi più interessanti che è stato bandito è quello relativo a allievi marescialli, concorso dei Carabinieri 2023. La scadenza di questo concorso è l'11 marzo 2023, i requisiti ovviamente sono indicati nel bando di partecipazione, però quello che ci interessa sono le prove, perché per partecipare a questo concorso le prove saranno innanzitutto una prova preliminare, poi ci sarà una prova scritta di conoscenza della lingua italiana, una prova di efficienza fisica, accertamenti psicofisici, accertamenti attitudinali, prova orale e prova facoltativa di lingua inglese. Oltre a questo, che è quello più rilevante, sicuramente rientra tra concorsi interessanti che sono stati banditi questa settimana anche il concorso di Polizia di Stato per 2138 allievi agenti, in questo caso la scadenza è il 2 marzo 2023. E anche qui le prove sono prova scritta, prova di efficienza fisica, accertamenti dell'idoneità psicofisica, accertamenti dell'idoneità attitudinale, valutazione dei titoli. Ora, per quanto riguarda invece i concorsi che noi stiamo attendendo e che già la scuola sta preparando, e su questo vi dirò perché, sicuramente noi stiamo attendendo il concorso di SGA, il concorso ufficio del processo, il concorso quello del Ministero della Cultura dove parliamo di 6.300 assunzioni, il concorso dell'Agenzia delle Entrate, il concorso della Regione Campania. Sono tutti concorsi che noi stiamo attendendo i bandi, ma dove già stiamo iniziando a prepararci appunto con la nostra scuola, quindi con il Centro Studi Calamandrei. Perché dico questo? Perché noi diamo la possibilità e l'opportunità ai nostri studenti di poter iniziarsi a preparare a questi concorsi, in che modo? Attraverso l'attivazione di una piattaforma informatica con la quale avrete l'opportunità di studiare quelle che sono le materie più importanti, gli argomenti principali alla luce dell'esperienza che la scuola mette a disposizione dei propri studenti, considerando il fatto che noi puntiamo su quelli che sono gli argomenti più importanti, anche perché scopo della nostra scuola è quello di darvi una sintesi su quelli che sono gli argomenti principali.
questo ovviamente c'è poi un supporto didattico perché vi diamo delle dispense sulle quali sono incentrate le lezioni e oltre alle dispense ci sono anche delle batterie dei quiz con le quali vi potrete esercitare indicando quella che è la risposta esatta e quella che è la risposta sbagliata. E questo è un po' l'organigramma della nostra scuola. Poi, quando viene pubblicato il bando, noi procederemo all'attivazione di un vero e proprio corso con delle lezioni che vengono tenute settimanalmente, sia online, sia oltre che online, anche in presenza fisica. Tra l'altro, chi invece volesse prepararsi individualmente, la scuola offre sempre la possibilità delle preparazioni individuali, one to one, con il quale avete l'opportunità e la possibilità di avere un docente personale con il quale vi preparate individualmente e con il quale concorderete sia le modalità che i tempi della preparazione e potrete scegliere tra 10, 20, 30, 40 e 50 lezioni. E le modalità sono tre. La prima modalità è quella della diretta live, cioè online, la seconda della differita e la terza è la presenza in sede. Io penso di essere stato chiaro. Se ci sono delle domande specifiche degli studenti collegati su quelle che sono le modalità anche di iscrizione, le potete sia fare nei commenti o vi invito sempre a mettere mi piace alla nostra pagina Facebook Corsi di Formazione Giuridica 2023, a seguirci su tutti i nostri canali YouTube, Instagram, sul nostro sito Centro Studi Piero Calamandrei e naturalmente a farci tutte domande e richieste perché noi siamo a vostra completa disposizione. Ringrazio gli studenti collegati, grazie Giovanna, passo la parola alla dottoressa Esposito per la lezione di diritto amministrativo e ovviamente vi auguro buona lezione e buon fine settimana. Un attimo soltanto, buonasera a tutti, io sono la dottoressa Consigli Esposito, docente di diritto del Centro Studi Piero Calamandrei. Un attimo solo che... Ok, va bene. Oggi insieme affronteremo una materia di diritto amministrativo, cioè la patologia dell'atto amministrativo. La scorsa volta abbiamo affrontato appunto sempre nella materia appunto di diritto amministrativo l'argomento dell'atto amministrativo, abbiamo parlato nelle scorse lezioni anche del provvedimento amministrativo e quindi del procedimento amministrativo. Oggi affrontiamo quella che è la patologia dell'atto amministrativo. Come sempre la lezione come si struttura, ma anche con il dottor De Felice, con due domande aperte e due domande chiuse, quindi i nostri quiz. Le domande aperte, sono state pubblicate anche le domande, benissimo, grazie mille dottor De Felice. Le domande aperte sono queste, iniziamo con la prima. Quali sono gli stati patologici dell'atto amministrativo? Ragazzi, allora, gli stati patologici dell'atto amministrativo possono ricondursi a delle figure, ovvero abbiamo la prima figura che è questa, l'imperfezione. Si configura nel caso di mancata conclusione della procedura di formazione dell'atto. Facciamo un esempio così è più chiaro per tutti. È imperfetto, quindi imperfezione, è imperfetto il decreto del Presidente della Repubblica non controfirmato appunto dal Ministro competente. Poi abbiamo un'altra figura che è quella delle irregolarità, ovvero si intende con questa locuzione, quindi quando parliamo di irregolarità, lo stato patologico di un provvedimento caratterizzato dal difetto di elementi formali marginali, tali da non comportare l'annullabilità dell'atto. Quindi la presenza di tale difformità, pur determinando quindi una reazione da parte dell'ordinamento, non incide invece sulla validità e sulla piena efficacia dell'atto. Andiamo poi avanti con un'altra figura, che è appunto l'inefficacia, perché un atto è inefficace quando non può produrre i suoi effetti.
In questo caso parliamo appunto quando non è ancora stato sottoposto ai controlli previsti dalla legge o quando è sottoposto a condizione o a termine iniziale, quindi inefficace parliamo appunto dei suoi effetti. Un'altra figura invece, un'altra figura possiamo dire degli stati patologici, degli atti dell'atto amministrativo, ed è la più importante, è l'invalidità, ritenuta appunto la categoria estrema della patologia di un atto amministrativo e può configurarsi nella, appunto possiamo parlare della nullità se la difformità dell'atto rispetto al modello legale è radicale e della annullabilità che si determina quando invece l'atto è inficiato da uno dei tre vizi di legittimità. Quali sono i tre vizi di legittimità? Violazione di legge, parliamo della appunto incompetenza ed eccesso di potere. Diverso invece è il concetto di inopportunità del provvedimento amministrativo, perché inopportunità è la mancanza di, è la mancata rispondenza dell'assetto degli interessi consacrato nell'atto ai principi di buona amministrazione. Quindi dalla presenza di tale vizio che investe il merito dell'azione amministrativa discende la possibilità per la pubblica amministrazione di revocare in autotutela il provvedimento, quindi la possibilità per l'interessato di ottenerne l'annullamento ad opera del giudice. Va detto che comunque l'invalidità, ritorniamo all'invalidità, concerne la difformità dell'atto dallo schema legale. Quindi l'illecità è un effetto del comportamento lesivo di una situazione giuridica soggettiva protetta dall'ordinamento. Possono comunque dirsi, è opportuno dire appunto, che ci sono delle ipotesi in cui l'atto, pur se pienamente valido, dà luogo a un illecito, ove appunto viene eseguito in modo non corretto. Al contrario, invece, si possono verificare delle situazioni in cui l'atto, pur essendo invalido, non dà luogo invece ad un illecito, mancando gli altri elementi costitutivi dello stesso, quindi degli elementi costitutivi dell'atto amministrativo. Un provvedimento amministrativo invalido, ragazzi, può essere nullo o annullabile, come abbiamo detto. Nello specifico ora parliamo della nullità, perché poi nella lezione andremo comunque anche a richiamarci l'annullabilità e altri argomenti. La nullità fa sì che il provvedimento debba considerarsi come mai adottato, non produttivo quindi di effetti giuridici. Se un provvedimento invece è annullabile, vuol dire che esso ha effetto, è affetto da un difetto giuridico, che in questo caso che può comportare la rimozione del provvedimento, che fino a verificarsi di tale eventualità, cosa fa? Vi spiega i suoi effetti giuridici. Questa è la differenza tra un atto nullo e un atto annullabile, ragazzi. Con la riforma, però, dobbiamo dire una cosa importante: con la riforma della legge sul procedimento, operata appunto dalla legge 15 del 2015, scusatemi, del 2005, è stata positivizzata la categoria dell'invalidità con gli articoli 21 septies e 21 octies della legge 241 del 1990. Rispettivamente appunto che possono richiamare la nullità e l'annullabilità. Infatti la definizione giusta è questa: nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione e che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché ovviamente negli altri casi espressamente previsti dalla legge.
Un ulteriore invece, ora parliamo quando è un atto invece annullabile. Annullabile è il provvedimento amministrativo adottato, come abbiamo detto prima, in violazione di legge o viziato d'eccesso di potere o da incompetenza. Andiamo a vedere che cos'è nello specifico la nullità dell'atto. Abbiamo richiamato l'articolo, io lo ripeto sempre in modo tale voi siete riuscite poi a memorizzare anche l'articolo, che è importante, ragazzi. Anche nei quiz potete ritrovarvi l'articolo, non solo il concetto, quindi la nozione di atto nullo o atto annullabile, ma anche l'articolo che richiama l'annullabilità e la nullità di un provvedimento amministrativo. Secondo l'articolo quindi 21 septies della legge 241 del 1990 è nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, 3 che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, 4 nonché degli altri casi previsti dalla legge. In tale situazione si ritiene appunto sussistere in capo al privato l'interesse ad eliminare dall'ordinamento giuridico, e in questo caso parliamo, ragazzi, come lo fa questo soggetto, come lo fa il privato. Il privato lo fa attraverso un'azione di accertamento finalizzata ad ottenere la mera declaratoria di inidoneità di un atto a produrre i suoi effetti. Quindi un provvedimento improduttivo, parliamo di un provvedimento improduttivo di effetti. Pur improduttivo di effetti giuridici, però è in grado di produrre effetti materiali, però, attenzione. Il provvedimento nullo, quindi, può essere eseguito essendo un atto giuridicamente rilevante. Possono essere emanati, invece, provvedimenti conseguenziali all'atto stesso e il provvedimento stesso può ingenerare un affidamento dei terzi in ordine quindi alla sua validità. Gli altri aspetti ovviamente salienti del regime giuridico della nullità sono la sua rilevabilità d'ufficio, quindi da parte del giudice in ogni stato e grado del giudizio, la sua insanabilità, non essendo possibile per l'amministrazione convalidare l'atto nullo con effetto retroattivo, ma al limite procedere al suo rinnovo con effetti, però, ragazzi, attenzione, ex nunc. Cosa succede? Quando parliamo invece di effetti della nullità dell'atto amministrativo, cosa succede per gli effetti della nullità dell'atto amministrativo? Allora, il terzo, che era obbligato dall'atto nullo, può legittimamente rifiutarsi a questo punto di adempiere alla previsione dell'atto. In più, la nullità dell'atto può essere fatta valere da chiunque, non solo da chi sia leso in un suo diritto soggettivo o in un suo interesse legittimo. Quindi la domanda volta all'accertamento appunto della nullità, come vi parlavo prima, parliamo di un'azione di accertamento. Si propone, però, dobbiamo ricordarci questo, entro il termine di decadenza di 180 giorni. Un'altra domanda che potete riscontrare nei quiz di diritto amministrativo è proprio questa: il termine di decadenza dell'azione di accertamento della nullità, 180 giorni, ricordatevelo. La nullità può essere opposta dalla parte resistente o essere comunque rilevata appunto d'ufficio dal giudice. Inoltre, possiamo dire che se in relazione all'atto amministrativo nullo siano state modificate delle situazioni giuridiche, sorge l'obbligo ovviamente per chi le ha poste in essere di ripristinare la situazione esistente, antecedente quindi all'atto amministrativo che possiamo considerare nullo. L'atto nullo, ragazzi, può essere convertito in un diverso atto con i requisiti ovviamente di sostanza e di forma richiesti dalla legge, sempre ovviamente che sia raggiungibile lo stesso interesse pubblico. Ragazzi, questa era la prima domanda, diciamo quali sono gli stati patologici. Ci siamo soffermati su quella che è l'invalidità,
quindi lo stato per eccellenza, lo stato estremo, lo stato patologico estremo di un atto amministrativo, e ci siamo richiamati, quindi mi faceva piacere con voi fare anche la nullità dell'atto e non dare delle semplici nozioni. Vi ricordo sempre che queste sono lezioni che danno delle pillole, degli argomenti, poi noi a lezione, alla nostra lezione vera e propria, come docenti, diciamo, ci impegniamo non solo a dare delle pillole, ma a fare un vero e proprio discorso, dei collegamenti, a argomentare quanto più possiamo. Atteniamo qualche minuto se ci sono domande, altrimenti poi passiamo alla seconda domanda aperta. Teniamo sempre. Ok, non vedo domande, andiamo avanti con la seconda domanda aperta. Cosa si intende per autotutela amministrativa? Allora, l'autotutela amministrativa può essere definita come quel complesso di attività con cui ogni pubblica amministrazione risolve i conflitti potenziali attuali relativi ovviamente ai suoi provvedimenti e alle sue pretese. In questi casi cosa succede? Che la pubblica amministrazione interviene unilateralmente con i mezzi amministrativi ovviamente a sua disposizione, tutelando quindi autonomamente la propria sfera d'azione. Il fondamento dell'autotutela amministrativa si rinviene nella potestà generale che l'ordinamento riconosce a ogni pubblica amministrazione di intervenire unilateralmente su ogni questione di propria competenza. Quindi tale fondamento ha trovato poi il suo riscontro positivo nella legge, come la ribadiamo, una legge molto importante, la legge 15 del 2005, che modifica appunto la legge 241 del 1990. Abbiamo varie forme di autotutela, andiamole a vedere insieme. Possiamo distinguere l'autotutela quale forma di eliminazione dell'atto invalido o inopportuno che si concreta negli istituti dell'annullamento d'ufficio e della revoca. Abbiamo poi l'autotutela quale forma di conservazione dell'atto invalido o inopportuno che si concreta negli istituti di convalida, sanatoria, conversione, riforma e conferma. Inoltre è possibile fare un'altra distinzione per quanto riguarda l'autotutela, perché abbiamo varie tipologie di autotutela, ovvero autotutela esecutiva, che consente nel complesso di attività attuative di una decisione amministrativa, e quindi in questo caso ad esempio parliamo appunto per tali fattispecie, serve quindi una norma specifica che attribuisca alla pubblica amministrazione il potere di agire in via diretta e immediata per l'attuazione dei propri interessi. Ecco perché autotutela esecutiva. Abbiamo invece un'autotutela decisoria, nel cui ambito appunto rileva appunto la suddivisione in autotutela diretta o non contenziosa e autotutela indiretta o contenziosa. Andiamo a vedere entrambe. Con autotutela ovviamente diretta, l'amministrazione esercita i suoi poteri spontaneamente, attraverso quindi, come abbiamo detto prima, ad esempio, l'annullamento d'ufficio, cioè posto in essere in esecuzione di un dovere stabilito dalla legge, e rientrano nell'autotutela diretta gli atti di ritiro, cioè gli atti di ritiro, l'annullamento d'ufficio, la revoca, l'abrogazione, la decadenza, il ritiro, e poi anche la convalescenza dell'atto, cioè la convalida, la ratifica e la sanatoria. Invece quando parliamo di autotutela indiretta si fonda sull'azione o quindi o il ricorso dell'interessato, e assume una connotazione fortemente ovviamente giurisdizionale, anche comunque sul piano formale, proprio a causa della presenza di una controversia.
la quale si conclude con un atto che tende a soddisfare, accanto a quello del privato, quindi il privato ad agire, il privato ricorrente, l'interesse pubblico della pubblica amministrazione. Ed è il motivo per cui appunto si parla di autotutela indiretta e non diretta, come abbiamo specificato prima. E lo ripeto, autotutela diretta, ne rientrano in questa categoria gli atti di ritiro e gli atti e la convalescenza dell'atto. Quali sono, ragazzi, gli atti di ritiro? Ricordate, l'annullamento d'ufficio, la revoca, l'abrogazione, la decadenza e il ritiro, mentre invece parliamo di convalescenza dell'atto quando parliamo di convalida, ratifica e sanatoria. Ragazzi, questo è per quanto riguarda l'autotutela amministrativa. Attendiamo sempre qualche minuto per le domande e poi passiamo ai nostri quiz. Ok, ragazzi, non vedo domande. Passiamo ai nostri quiz, così richiamiamo anche un'altra invalidità, che quella è l'annullabilità dell'atto. Perché il nostro quiz è questo. Domande chiuse. L'atto amministrativo annullabile, lettera A, è inesistente. Lettera B, non può essere convalidato. Lettera C, è inesecutorio. Lettera D, esiste giuridicamente. Allora, parliamo dell'annullabilità, così poi arriviamo alla soluzione. L'atto amministrativo illegittimo è un atto esistente ed efficace che si presenta difforme dalla normativa che disciplina i requisiti ovviamente richiesti per la sua validità, senza però ovviamente che ricorrano le più gravi patologie comportanti, come abbiamo detto prima, la nullità. L'atto illegittimo produce gli stessi effetti dell'atto legittimo e si tratta tuttavia di effetti ovviamente precari, posto che la legge prevede degli strumenti giuridici per eliminarli contestualmente all'atto che li pone in essere. Tra i concetti di illegittimità e annullamento ricorre però un rapporto conseguenziale, quindi un rapporto, la cosiddetta conseguenzialità necessaria, perché da un lato abbiamo che è legittimo il provvedimento amministrativo emesso comunque in violazione delle norme giuridiche che lo disciplinano, dall'altro invece il provvedimento illegittimo è suscettibile di annullamento. Ecco perché è conseguenziale. Deve precisarsi però che un provvedimento illegittimo non può essere come tale qualificato come illecito, in quanto l'illecità però si concretizza, scusatemi un attimo, sempre questa cosa, ok, come vi dicevo, l'illecità si concretizza nella violazione di norme giuridiche che non appunto disciplinano atti ma sanzionano comportamenti lesivi di diritti soggettivi altrui. Ai sensi dell'articolo, segnatevi anche questo articolo e memorizzatelo, ai sensi dell'articolo 21 octies della legge 241 del 1990, è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato d'eccesso di potere o di incompetenza relativa. Quindi l'illegittimità può essere totale o parziale, e quindi a seconda che investi l'intero provvedimento o si limiti quindi a una parte di soltanto di esso, senza ovviamente comunicare, senza intaccare le altre parti. Poi ragazzi, come possiamo come può essere l'illegittimità? Originaria, quindi può invece delinearsi come successiva, cioè l'illegittimità che nasce dopo, quindi quando la legittimità del provvedimento va valutata con riferimento alla situazione di fatto o e di diritto esistente al momento della sua emanazione.
senza quindi senza che possano essere invocati successivi mutamenti della normativa. In più, cosa possiamo dire dell'illegittimità? Abbiamo detto che totale può essere totale o parziale, inoltre che può essere originaria e può essere derivata. In che senso derivata? Cioè quando risulta invalido un altro atto che ne costituisce il presupposto. Ragazzi, l'azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere si propone nel termine di decadenza di 60 giorni. Ricordatevi anche questo termine, che può essere appunto domanda, quiz, entro quanto tempo l'azione di annullamento si propone nel termine di decadenza di 60 giorni. Ma l'atto amministrativo annullabile è giuridicamente esistente, efficace e sanabile. Questa è la differenza con la nullità. Quindi l'annullabilità non opera di diritto, ma solo se fatta valere da chi ne abbia interesse. E quindi l'atto amministrativo annullabile può anche essere sanato o soggetto a consolidazione. Ritornando alla nostra domanda, l'atto amministrativo annullabile esiste giuridicamente, lo abbiamo appena spiegato e lo ribadisco, l'atto amministrativo annullabile è giuridicamente esistente, efficace e sanabile, quindi è inesistente, lettera A è inesistente, scorretta. Risposta errata. Lettera B non può essere convalidato? Assolutamente no, perché l'abbiamo detto, può essere sanato o soggetto a consolidazione. Lettera C è in esecutorio? Assolutamente no. Lettera D esiste giuridicamente. Attendiamo sempre qualche minuto, nel frattempo che vediamo se ci sono domande, ringrazio sempre tutti voi che mi seguite, chi lo fa ora e chi lo farà anche in modalità differita. E passiamo poi all'ultima domanda, all'ultimo nostro quiz. E abbiamo terminato anche oggi la nostra lezione di amministrativo. Vi lascio sempre... lo dirò anche dopo, attendo sempre qualche vostro commento oppure un messaggio, potete contattare sia me che la scuola, se avete comunque esigenza di un argomento nel particolare potete tranquillamente dircelo. Allora, passiamo al quarto quiz, nonché... allora, andiamo a quest'altro quiz, la revoca... è un atto, lettera A, di ritiro privo di efficacia retroattiva, lettera B, amministrativo di primo grado, lettera C, amministrativo sospensivo, lettera D, di ritiro con efficacia retroattiva. Allora ragazzi, ovviamente noi abbiamo parlato di atti di ritiro. I principali atti di ritiro, lo ripeto, sono l'annullamento d'ufficio e la revoca. La revoca è disciplinata dall'articolo 21 quinquies della legge 241 del 1990 e diversamente dall'annullamento d'ufficio opera con riferimento ad atti inopportuni e prescinde da valutazioni di merito dall'azione amministrativa. È un provvedimento amministrativo di secondo grado con cui la pubblica amministrazione cosa fa? Ritira con efficacia non retroattiva un atto inficiato da vizi di merito in base ad una nuova valutazione degli interessi. Quindi in linea generale cosa succede? Che l'atto di revoca è emanato dalla stessa autorità amministrativa che ha emesso l'atto da revocare con un procedimento analogo, a meno che ovviamente non sia intervenuto nel frattempo un mutamento normativo che abbia determinato il venir meno della sua competenza, quindi sulla materia su cui verte l'atto, ma è sempre la stessa amministrazione che revoca quell'atto. La revoca può essere adottata anche da un organo che si trovi in una posizione superiore
una posizione di superiorità gerarchica rispetto a quella, a quello che ha posto in essere l'atto da revocare, a meno che ovviamente quest'ultimo non abbia competenza esclusiva su quella determinata materia specifica con cui poi è stato adottato l'atto che deve essere revocato. Inoltre, non avendo efficacia retroattiva, gli effetti dell'atto revocato sono mantenuti e hanno validità fino al momento in cui è intervenuta la revoca. Ragazzi, la revoca in realtà determina l'inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. E dobbiamo dire che se comporta ovviamente pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. Ritornando al nostro quiz, lo rileggiamo, la revoca è un atto di ritiro privo di efficacia retroattiva, quindi la risposta esatta è proprio alla lettera A. Attendiamo qualche minuto, ragazzi, poi abbiamo terminato e passo la parola al mio collega che continuerà con la lezione con le sue due materie, logica e inglese. Quando posso dire? Inglese e logica, quindi inizierà prima con inglese. Inizia già a pubblicare. Ok, inizierà anche a pubblicare? Tra poco? Ok. Questo lo devo dare a Rosaria? Sì. Ok. Un attimo solo. Scusate. Ok. Allora, passo la parola, non vedo domande, passo la parola al dottor De Felice. Grazie mille per chi mi ha seguito, per chi lo farà. Attendiamo dei vostri commenti, ci sono dei chiarimenti da fare, sono a vostra disposizione. Buon fine settimana, grazie mille ancora. Eccoci qui. Allora, abbiamo già pubblicato quelle che sono le domande di inglese. Allora, come sempre abbiamo sempre una domanda di grammatica, ortografia, parola e poi abbiamo il nostro sempiterno verbo, quindi andiamo ad eviscerare quelle che sono le domande. Allora, c'è questa frase, quindi dobbiamo fare il verbo, quindi mettere il verbo giusto. How long here? Quindi, da quanto tempo sei qui? I here for 3 years. Io sono qui per 3 anni. Però il verbo non è il verbo essere, quindi il verbo sono, ma è lived. Il verbo live, ossia il verbo vivere, il verbo abitare, possiamo anche tradurlo. Quindi, da quanto tempo tu abiti qui? Io ho abitato qui per 3 anni. Allora, questa forma si chiama present perfect, ragazzi, equivale al nostro passato prossimo. Diciamo che in inglese i vari tempi hanno diverse cadenze. Ricordatevi anche il past. Il past simple, scusate, che anche lui traduce il passato prossimo, però il present perfect è proprio preciso. In che senso? È un tempo che l'azione è cominciata nel passato e continua tuttora, quindi un po' come avviene in italiano. E si utilizzano due, attenzione, termini per indicare questo termine di azione, il gioco di parole, me lo perdonerete, for e since. For e since si scrive. For si indica un periodo di tempo, diciamo, indeterminato. In questo caso si è utilizzato for, perché 3 anni è un qualcosa di indeterminato. Per un periodo di tempo preciso, quindi per indicare da una data precisa, oppure per indicare da quel momento avviene ciò, si utilizza since. Ad esempio, io ho vissuto per 6 anni, quindi si utilizza for 6 years. Mentre io ho lavorato dal 2001, si utilizza since 2001. Ok, azioni che quindi avvengono in un passato e che poi sono imprecisate. Come si forma il present perfect, ragazzi? Si utilizza l'ausiliare del verbo avere, quindi have, si scrive have, al presente,
più il participio passato, il past participle, che ricordiamo è la parte finale, quindi ed, oppure che troviamo alla fine di ogni verbo. Quindi il verbo, il past participle di vivere è lived, simile a livido, scrive lived. E infatti abbiamo have you lived, we lived, you have lived, is lived, as you lived, is lived, did you live, have lived. Allora, l'opzione corretta, ragazzi, è la A, perché potrebbe anche essere la D, però la D è sbagliata, c'è how long, da quanto tempo. Ragazzi, è errore da penna rossa mettere did dopo how long, quindi attenzione. Quindi il termine corretto è have you lived, che sarebbe la forma interrogativa, e la parte, diciamo, principale, have you lived, have, sarebbe la forma contratta di have, quindi poteva anche essere scritto have lived, quindi opzione corretta, la A. Passiamo alla seconda domanda. His mother is calling, cioè sua mamma sta chiamando lui, perché ragazzi is, ricordatevi, in inglese si riferisce non a mother, perché mother è un nome femminile, ma al soggetto con cui si fa riferimento, quindi lui, egli. In italiano possiamo dire sua mamma lo sta chiamando o lo chiama. Quindi, quali sono le opzioni? He, her, him o is? He è sbagliato perché he è sostantivo, è soggetto. Deve essere lui, a lui, quindi un pronome di natura personale. Is è pronome possessivo, quindi non c'entra, cioè non è che sta chiamando suo. Quindi, è he o him? Abbiamo detto è is, quindi è maschile, e quindi è him. Opzione corretta è quella. Er invece è il pronome personale per rappresentare le donne. Mentre per gli esseri animati o animali, quindi oggetti o animali, si utilizza its. Passiamo alla terza. Quindi questa è tutta la parte grammaticale. Adesso partiamo all'ortografia. Quali tra i seguenti termini non è traducibile con il termine cold? Cold, ragazzi, l'avete sempre sentito. Anche chi ha un condizionatore utilizza cold. Ma vediamo quali sono. A. Indifferente. B. Raffreddore. C. Freddo. D. Calcolatore. Calcolatore non è calcolatrice, perché si dice calculator. Calcolatore vuol dire ingannatore, chi tesse le tele, le trame. Allora, cold normalmente vuol dire un qualcosa di freddo, quindi opzione corretta C. Freddo vuol dire anche indifferente. In inglese, nella sua accezione americana, si utilizza cold per indicare persone fredde, persone distaccate, quindi opzione anche A è corretta. Ragazzi, in inglese per rappresentare il raffreddore si usa cold, perché si dice hai preso freddo e quindi ti sei influenzato. È un termine per indicare questo tipo di malattia che oramai ci colpisce. L'avete visto anche la settimana scorsa, lo avevo. Quindi l'unica caratteristica che manca, che non è traducibile col termine cold, è calcolatore proprio, che si traduce col termine cheat. Cheat vuol dire imbrogliare, truffare soprattutto, quindi è più un truffaldino, quindi opzione corretta la D. Passiamo ora al verbi, quindi alla sua composizione di paradigmi. Questa volta si parla di participio passato, ma attualmente si dice anche participio. Il participio di to run, run, run scritto, vuol dire correre. Qual è? Run, quindi run, runnen, runner o run, scritto con run proprio. L'opzione corretta è la A, è run, perché il paradigma, ragazzi, li dovete imparare, è run, quindi run, run, scritto con la A, e run, quindi run, run, run. E quindi, come avviene? Opzione corretta, la A. Infatti B è scorretta perché normalmente il participio si forma con N, runner è il soggetto, quindi runner, non c'entra nulla, e run è il nostro past participle, quindi opzione corretta la A. Ok ragazzi, abbiamo terminato con l'inglese, intanto io vado a pubblicare quelle che sono le domande di logica. Se ci sono domande proprio riferimenti a queste, le potete fare, se no ci sono dubbi,
noi andiamo avanti, quindi attendiamo giusto un minutino di attesa proprio per queste domande. Logica, come sempre, abbiamo a che fare una serie numerica, un persone parentale, un rapporto di personalità e quelle che sono le affermazioni positive e negative. Teniamo giusto un minuto, se ci sono domande, poi anche per chi segue in differita ci può avvertire di questo. Ok, io non vedo alcuna domanda, quindi passiamo alla nostra logica. Ok, prima domanda. Andrea è il suocero di Giovanni e Gregorio è il fratello di Mara, che sarà la moglie di Giovanni. Quindi dobbiamo cercare una certezza. Di conseguenza vuol dire qual è l'opzione certa. Giovanni e Gregorio sono cognati. Mara è nuora di Andrea, ossia Andrea sarà il suocero di Mara. Andrea è fratello di Mara. Giovanni, Mara e Gregorio sono fratelli e sorelle. Ok, cerchiamo di analizzare, questo è abbastanza semplice come quesito, perché già è suddiviso di sé, quindi abbiamo già, non c'è il trucchetto che vi insegno di fare i nomi quando si sono parole diverse, ma li abbiamo già. Primo elemento, lo diceva la stessa parola, Andrea è suocero di Giovanni, quindi Giovanni ha sposato una delle figlie di Andrea e quindi Giovanni sarà il genero di Andrea. Inoltre abbiamo Gregorio. Gregorio è il fratello di Mara, quindi Mara e Gregorio sono accomunati di essere fratelli. Quindi se facciamo uno schema immaginario, abbiamo Andrea e Giovanni, poi Gregorio, Mara, e Mara è la moglie di Giovanni. Quindi di conseguenza, ragazzi, è facilissimo questa cosa. Mara, essendo moglie di Giovanni, abbiamo detto che Giovanni è il genero di Andrea, sarà figlia di Andrea, ed essendo poi Gregorio fratello di Mara, sarà anche lui figlio di Andrea. Quindi la domanda ci suona spontanea: Giovanni è marito di Mara e cognato di Gregorio. Infatti l'opzione corretta è la A. Se andiamo ad analizzare le altre, Mara è nuora di Andrea, è sbagliato, perché Andrea è il papà di Mara. Andrea è fratello di Mara, è completamente sbagliato, ma come mi ha detto il papà. Giovanni, Mara e Gregorio sono fratelli e sorelle. No, solo Mara e Gregorio. Giovanni infatti è il marito di Mara. Quindi opzione corretta, la. Andiamo a una serie numerica, questa è molto particolare e che ha messo un po' in difficoltà alcune persone. 12, 11, 10, 144, l'incognita, eccetera. Infatti molto spesso noi l'abbiamo sempre a mezzo, oppure troviamo interposte su più di una volta. In questo caso, ragazzi, dobbiamo analizzare un po' di mente, quindi dobbiamo un po' stringere la nostra mente e osservare la serie in sé. 12, 11 e 10 sono qualcosa di scalare, infatti abbiamo un qualcosa di meno 1 e poi abbiamo 144 e 100. Allora, ragazzi, io vi insegno un trucchetto. In questo caso si può suddividere, solo in questo, perché molto spesso questa è un'eccezione alla regola, in due parti. Abbiamo una prima terna e una seconda terna. 12, 11, 10, 144, l'incognita e 100. E sono collegate da un rapporto. Ragazzi, 12 e 144 sono simili perché 12 è il doppio di 12 è 144. 12 per 12 fa 144. 10 e 100, proprio perché 10 per 10 fa 100. E quindi dobbiamo trovare il numero che il doppio di 11 equivale a questo. Tra questi è 121. Ragazzi, come li dovete imparare questi numeri? Perché è l'unico, diciamo, trucchetto mnemonico per individuare subito la cosa. Perché se noi ragionassimo come facciamo sempre, non ci troviamo. Proprio perché la terna è così. Ed è per questo motivo che 11 è 121. 16 è 256 e 12 è 144, quindi segnate, sono quelle più frequenti. Quindi opzione corretta, la B. Passiamo alla terza e penultima domanda. Grammo sta a peso come miglio sta X. Allora, questa è sempre una relazione tra elementi, molto spesso vengono rappresentati in croce, però non avendo una visione online non si può fare, e quindi dobbiamo trovare la perfetta relazione. Grammo e peso, miglio e l'altro elemento.
Allora, il rapporto è x, x, y, y con 1, x con x con 1. Quindi il grammo è il peso, perché è l'unità di misura. Dobbiamo trovare l'unità di misura. Il miglio cos'è? Ragazzi, il miglio è l'equivalente del metro, che utilizzano però nei paesi anglofoni, quindi in America o in Inghilterra. E qui indica una distanza, attenzione, di spazio, quindi non c'entra tempo, non c'entra il volume, che molto spesso è collegabile anche con la capacità, quindi segnatevi anche questa cosa, non è la capacità in sé, ma è una lunghezza. Infatti voi utilizzate il foot, ossia il piede, e così via. E qui, infatti c'è anche il famoso film, il miglio d'oro, il passaggio di tot metri. Quindi, qual è l'opzione corretta? La D. Passiamo all'ultima domanda. Questa è quella lì, diciamo, che chiude tutto quello che abbiamo fatto. Se e solo se, domande che abbiamo sempre fatto, affrontato, la somma delle cifre di n è un multiplo di 3, allora n è divisibile per 3. Quindi dobbiamo trovare quella falsa. Se e solo se, ricordate lo schemino che abbiamo fatto? Sempre tre opzioni. Se non B, allora non A. Se B, allora A. Se non A, allora non B. Sono sempre tre. Vediamole tra le opzioni. Nell'opzione A, se non è divisibile per 3, la somma delle sue cifre non è multiplo di 3. Ossia, se non B, se non è divisibile, l'abbiamo visto, la somma delle sue cifre non è un multiplo di 3. Non A. Quindi, questa è giusta. Vediamo la B. Se non è divisibile per 3, allora la somma delle sue cifre è un multiplo di 3. E se B, allora non A. Proprio perché se N è divisibile tot e tot, allora la somma è un multiplo. La C, se la somma delle cifre di N è multiplo di 3, allora N è divisibile soltanto per 3. Se A, allora B. Non esiste in nessuno di questi casi. Quindi l'opzione sbagliata è la C. Ma facciamo la prova del 9. Vediamo la D. Se la somma delle cifre di n non è un multiplo di 3, allora n non è divisibile per 3. Se non A, allora non B. Quindi se la somma di n non è multiplo, allora non è divisibile per 3. Quindi ricordatevi, se e solo se, ha sempre queste opzioni. Se non B, allora non A. Se B, allora A. Se non A, allora non B. Queste dovete seguire. Cioè, quando avete un se e solo se, vi devono scattare subito in mente queste tre cose. E quindi avete risolto, senza fare quei giri di parole che utilizzano molto spesso. È un trucchetto che vi ho insegnato. Infatti, se A, allora B non esiste in nessuna condizione di negazione. Allora, noi abbiamo terminato anche qui. Aspettiamo sempre se ci sono eventuali domande, se no noi stacchiamo. Vi auguro poi un weekend e ci aggiorniamo poi con i prossimi eventi, quindi state connessi alla nostra pagina, ai nostri elementi web. Vediamo un po' se c'è qualcuno, se no andiamo a concludere tutto quanto e terminiamo il nostro lavoro. Porterò poi, vi anticipo già, sabato prossimo un argomento di informatica, quindi continuiamo il pacchetto Office. In particolar modo parleremo sempre di Word. Ok, io non vedo domande, quindi potete rispondere al centro, quindi mandare il feedback oppure scrivere tra le opzioni che abbiamo in differita e ci aggiorniamo. Ok, grazie Michela, grazie. Va benissimo, allora noi ci aggiorniamo, vi auguro un buon weekend e alla prossima, diciamo, live. Arrivederci ragazzi.